Ciao a tutti, io sono il libro sul comodino. Sono il più importante di tutti. Sapete perché? Perché a breve mi leggerà, sono sul comodino, sono il più importante. Quello con il posto d'onore vicino al suo letto. Ciao, sono il libro nuovo, avuto per il compleanno. Salve signor comandante, noi siamo i libri del trono di spade. Purtroppo signor comandante, c'è stato un problema. Il problema è che hanno fatto la serie TV dei nostri libri. Quindi la nostra signorina comandante non ha più letto un cazzo. Ha letto solo le prime 10 pagine del primo volume. Poi si è innamorata dell'attore che fa Jon Snow e non l'abbiamo più visto. Avete notizie? Ah, che vita da regina la mia. Scusate, per caso avete visto i miei fratelli? No, perché io sono il primo, no, di questa serie di libri. Poi ci dovrebbe stare il secondo, che non ha comprato perché non sapeva se io gli ero piaciuto. Il terzo, che è il mio terzo fratellino, non è mai stato pubblicato dalla casa editrice, quindi sono solo. Ciao, io sono il libro che è stato abbandonato a metà. Vedi, c'ho pure metà orecchino. Uno sì e l'altro non ce l'ho perché non ho fatto in tempo. E niente, io volevo semplicemente che lei mi finisse. Mi sento un poco dentro, un poco fuori, un poco su, un poco giù. Mi sento che non ho finito, come quando ti inizi a fare la pipì. Fai metà pipì e non finisci di fare la pipì. Quindi praticamente volevo sapere se era possibile, visto che mancano 100 pagine, se era possibile essere finito così, metto e mi stendo e sto in pace con me stesso, con i libri classici. Che mi guardate a fare tutte le volte, non ho capito, sono il libro classico, sì, però posso venire riletto ogni tanto. Per esempio ci sta lei, vedi? Salve. Vedi come sta in forma? Lei praticamente è il libro di piccole donne, viene letto quasi tutti i Natali, quindi non è vero quello che stai dicendo, che solo perché sono classico sto lì morto a fare il nulla. Brava, diccelo, diccelo. E sono troppo, sono vecchia, ma sono troppo alla moda. Ehi, pupa. Io sono il libro spicy dal punto di vista maschile. Che dici? Vuoi venire con me, Stella? Ti porto sulla luna. Questi sì che sono libri.